2021 è stato un anno importante per la tutela dei beni culturali. I carabinieri sono stati in prima linea per restituire al bel paese i suoi gioielli più preziosi, esportati illegalmente in tutta Europa e in America da mercanti senza scrupoli. Ricostruendo i diversi passaggi di mano tra musei, case d'asta, gallerie e collezionisti, i nostri detective dell'arte in divisa, assieme ai colleghi dell'FBI, due settimane fa sono riusciti a riportare a casa un tesoro. Sono 200 pezzi che si riferiscono alle civiltà del nostro passato, a quella romana, a quella etrusca, a quelle magnogreche, alla civiltà apula, di grande valore economico, è stimato in 10 milioni di euro, ma soprattutto di grande valore artistico, storico e identitario. Nei mesi scorsi oltre 780 reperti archeologici della civiltà Daunia, recuperati dai militari dell'arma in Belgio, sono stati presentati a Bari. Il 10 dicembre, grazie alla collaborazione con le forze di polizia di mezza Europa, 13 persone sono state arrestate ed oltre 2.000 oggetti di origine antica, lucana e pugliese sono rientrati. Torneranno nei luoghi di provenienza. Ognuna di queste opere è stata trafugata in una parte d'Italia. È giusto che torni lì come pezzo dell'identità locale a valorizzare quelli che vengono sbagliando chiamati musei minori.